Fonza. Ma bravi Fonzarellis, oh, ma meravigliosi. Mamma, un po' inquietante però sto occhiale col cappello. Com'è che si chiama lui? Giorgio. Giuseppe. Allora ragazzacci, allora, vi state divertendo oppure fate finta? Laggiù, vedo la clac. No, ecco. Facciamo sentire le voci, Roberto, quelle vere. Grazie, grazie. Ho visto. Certo che li fate saltare sui tavoli sti ragazzi, eh? Si spogliano anche. Si spogliano. Spogliatori. Occhio che arriva la buon costume, eh? Occhio, occhio, cioè, non si sa mai. Si denudano, com'è sta roba? Senti, Michela. Il segreto è uno solo. E il genere, il rock and roll. Ah, rock and roll! Long life! Ho notato anche, beh, questo è veramente un colpo di classe, ragazzi. Scusate i microfoni, che sono un patito, eh? Notare il microfono, eh? Mica micio micio, cioè, bau bau. Allora, mica roba, allora, da poco. Allora, Michela, io vorrei invitare Ivan, che è sempre lì che non fa niente. Dov'è Ivan? Il capo, il padrone, il proprietario, Deus in macchina. Dov'è in macchina? Sarà in macchina. Stroppiana Automobili, d'altronde. Allora, Stroppiana Automobili è desiderato, vabbè, all'ingresso. C'è da spostare una macchina. Mica, oh, Ivan, un applauso al proprietario. Applausi. Ciao, Ivan. Buonasera a tutti. Allora, oh, Ivan, questa sera, beh, dobbiamo dire, possiamo registrare un bel successo di pubblico, divertimento, gruppo fantastico, mi piacciono da morire. Facci una volta, hey, anche tu. Hey. Perfetto, uguale, uguale. Basta, non lo fare mai più, però. Non lo farò. Allora, Ivan, ci sono delle novità per il Marilù. Le nostre serate musicali, serate a tema, si sviluppano e si svilupperanno nel tempo. Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi dire quali sono le novità in corso, d'opera? Che cosa ci riserva il futuro? Certo che comunque Non Solo Musica sta avendo un grande successo. Ci chiamano tutti i giorni, ci chiedono tutto quanto, come va, come non va, chi viene a cantare, chi viene a suonare. A tutti proposito i di questo, devo ringraziare tutti i miei followers. Una volta erano i fans, adesso oggi si chiamano followers, che mi hanno fatto gli auguri di pronta guarigione, perché anche Michela Vinai ogni tanto si ammala e ogni tanto Roberto Mare va in ferie. Che cosa volete? Vabbè, vabbè, quindi ci siamo assentati una settimana, però insomma, davvero, quindi siamo tornati, è andata bene anche senza di noi, ci vuole dire Ivan, quindi non so, questo messaggio subliminale, vabbè, comunque grazie a tutti i miei followers, non vi rubo più tempo. Io volevo fare anche un ringraziamento fuori campo, perché questo programma che si chiama Non Solo Musica c'era già tanti anni fa su Telegranda. Per capiamo, abbiamo il personaggio inquietante, l'abbiamo messo dietro le quinte, praticamente non si muove più. Passo in là. Cioè, allora, è vero, è rimasto nascosto. Mi appropinco qui vicino a Giuseppe, che lo abbraccio Giuseppe. Comunque, vabbè, ne approfitto. Non allungare troppo le maniche. No, magari qua c'è la moglie, la fidanzata. Non c'è. Comunque, dicevo, ne approfitto perché volevo fare un ringraziamento, che non sono qua con noi, a Mario Cortese e Mariella Patrito, perché il programma Non Solo Musica anni fa l'avevano realizzato loro su Telegranda. Applausi, grazie Mario. E piaceva già allora. Quindi io li ringrazio perché abbiamo mantenuto il loro stesso nome ed è un programma che comunque piace molto. E niente, poi ci sono anche delle altre novità, perché noi da questa settimana qua, oltre a farvi divertire nel pub, farvi mangiare sotto nel ristorante pizzeria, vi possiamo anche far dormire, perché abbiamo aperto l'affittacamere qua di fianco, che si chiama il Dolce Sogno. Dolce Sogno! Quindi a tutti gli effetti chi vuole dormire può dormire anche qua.
quindi potete arrivare. Chi arriva da lontano. Ampio parcheggio, Roreto di Cherasco, via Cuneo 63. Potete mangiare, potete deliziarvi con la cucina di Lino e Raff. Potete venire su, non solo musica e tantissimi altri appuntamenti infrasettimanali. E poi se c'è nebbia, se c'è brutto tempo, insomma, se non abbiamo voglia di andare a casa, vero Giuseppe? Cosa facciamo? Ci fermiamo al Dolce Sogno. E se rimanete a piedi con la macchina, c'è Stroppiana Automobili che ve la cambia. Allora andiamo avanti. Noi cerchiamoli. Grazie. Grazie. No, con tutto il bene che gli voglio, però facciamo le corna, rimanere a piedi con la macchina, no, poi ci sentiamo in un secondo tempo e va bene. Allora, vogliamo continuare con la nostra musica, la nostra bella musica dei Fonzarellis. Noi vogliamo rivivere questo mito anni 50. Allora, dal Ivan, Marilu. Ivan, un bel ehi. A più, sì, ancora. Chi ripartiamo? È un gruppo molto, molto bravo e spero che le Pro Loco che vedono la trasmissione li contatteranno, perché sono veramente eccezionali. Dove si suona e dove c'è una festa, i Fonzarelli si sono sempre. Oh, benissimo. Bravissimo Giuseppe. Fonzarellis, ma visto avete un bel seguito, però poi io vi consiglierei di mettere anche il vostro numero, i vostri recapiti, lo faremo apparire anche in sovrimpressione. Intanto dobbiamo invitare ancora qualcuno qua sì, sopra. Sì, io volevo invitare il fratello, l'amico, il socio Claudio Cavaniero, che mi dà una mano tutti i giorni. Hai detto come? Claudio Cavaniero. Cavaniero? Claudio Cavaniero! Vieni pure, vieni. Vieni, vieni avanti. Vieni che... Eccolo c'è qua. Spazio anche per te. Ciao Claudio, no, ci stiamo, adesso mi levo di mezzo, ti cedo il microfono. Buonasera a tutti. Allora, lui è, diciamo, il factotum della situazione. Ecco lui che controlla le telecamere, il controllo camere, è al controllo dei tavoli, è al controllo dei c'è volumi, sound, la musica. Canta, è tutto. L'anima proprio. L'anima. Sfila anche il portafoglio, è tutto lui. Ed è un cantante meraviglioso, oltretutto. Questa lo possiamo dire perché tu sei l'autore della sigla. No, io ho sentito la sigla, l'hai cantato. Hai cantato la sigla, il nostro Claudio Cavaniero, che suona tra l'altro anche in un gruppo, ha cantato la sigla in questo caso, la scorsa settimana mi pare. Scorsa, due settimane fa. Però io ne approfitto perché l'altra settimana vi hanno sostituito due bravissime ragazze, che io adesso esco e li faccio salire perché vorrei che vengono ringraziate. Ma io direi di presentarle alla fine, perché le ragazze le vedo lì impegnatissime, stanno firmando gli autografi. Allora, quando ci sono le bionde, comunque, firmano sempre autografi. Un ringraziamento a Sandra e a Nadia. Brava Sandra e Nadia. L'altra settimana 448 li abbiamo presi, gli abbiamo detto stasera tocca a voi. Ma adesso tocca a loro, noi ce ne andiamo, scappiamo, che la musica sia con voi. Ciao. Elvis Presley, Baby Let's Play House. Baby, you may go to college, you may go to school. You may have a pink and a lag, but you be nobody's fool. Baby, come back, baby, come back. Come back, baby, come back. Come back, baby, I won't play house with you. Now listen, tell you, baby, what I'm talking about. Coming back to me, a little girl, if you win, can place your house. Baby, come back, baby, come back. Come back, baby, come back. Come back, baby, I won't play house with you. Yeah! Now listen, one thing, baby.
back, let's play on the house, we can have little teeth to pull. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play house with you. Baby, try to understand. Let us see you tell little girl with the beer with another man. Baby, come back, baby, come back. Come back, baby, come back. Come back, baby, I won't be out with you. Oh, baby, 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 baby. Yeah! Let's play out! Woo! Woo! Grande Red Rock, Elvis Presley. Fuochi d'artificio per voi. Great Balls of Fire, Jerry Lewis. C'è my nerve and run on my brain. Too much love trying to man and say. But my will, what a change. Just a great, it's a great boss of fire. And I learned all the hours, money. Came along and woo, my honey. Turn my mind, love is mine. Just a great, it's a great boss of fire. Kiss me, baby. Woo. Feels good. Oh, my baby. Yeah, they like to live it like a living soul. Your body, so kind. Got the territory, it's in my, 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 my. Never dare ever call my tongue. We are never gonna show us more. Go on, baby, drive me crazy. You just a race, a great bars of fire, yeah. Like a little shit. Your body so kind. Got the territory that's in my, 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 my. Then my name, I cover my tongue. You never could have show us small. Oh, baby, drive me crazy. Goodness of grace, you great balls of fire. Yeah! Woo! Great balls of fire, Jerry Lewis, grazie. Ah, adesso però bisogna scoprire delle belle cose dei nostri fonzarellis, è vero o no? Andiamo a vedere che cosa questi ragazzacci cosa combinano all'esterno del Marillù, perché voi vivete anche all'esterno del Marillù. Immagino di sì, speriamo che facciano delle serate fuori, io sono sicuro di sì. Eh sì. Sì, sì, sì. La gente partecipa sempre come fa questa sera qui da noi? Sì, 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 abbastanza, sì, sì. Fa piacere, no, tu devi dire di più. Anche di più, sì. Hai visto? Non ho suggerito per niente. Bellissimo, però. Abbiamo un'agenda fitta di appuntamenti ultimamente. No, se volete li possiamo anche ricordare qui. Sì, ricordiamoli. Ottimo. Caspita, Giuseppe. Allora, il 13 saremo non molto lontano da qui, saremo a Piasco in provincia di Cuneo per la Sagra della Vendemmia, la festa d'autunno. La clac lì, arrivano spettacolo da quelle parti. Pomeridiano. Il 17 saremo a Settimo Torinese per la festa della birra. Grande, lì non possiamo mancare. Il 19 addirittura in versione artisti di strada ci troveremo in Piazza Castello a Torino per 2 ore. Grandi. Dopo il grande successo di 2 settimane fa, domenica scorsa, in cui abbiamo praticamente bloccato via Lagrange e via Roma come artisti di strada, non ce l'aspettavamo ma è stato un successo clamoroso e lo replicheremo, speriamo. 19 ottobre in Piazza Castello. Con le macchine si sono messi lì, hanno fatto i blocchi. Sì, esatto. E poi chiudiamo il mese d'ottobre con altri 2 appuntamenti. Il 26
ottobre saremo di nuovo a Torino per la festa di uno di una grandissima manifestazione che si chiama Cucina Itinerante Tasty Around. Lo spettacolo finale lo faremo noi all'Off Topic di Torino. E poi infine il 31 ottobre per Halloween chiuderemo sempre a Torino al GV Pane e Caffè San Salvario. Per la mia festa. Oh, applausi! E questo solo ottobre, perché se continuiamo a dirvi le vostre serate, le nostre serate, andiamo avanti fino alle 4 di mattina. Fonzarelli, noi ci vogliamo ancora divertire qui stasera però, al Marilù. E ovviamente volevamo ricordare, se posso, certo, per essere al corrente di tutti i nostri appuntamenti, di mettere il mi piace sulla nostra pagina Fonzarellis, come naturalmente recita Facebook, quello che vedete dietro il nostro giubbotto e anche sui nostri giubbotti. Era la nostra pagina Facebook Fonzarellis. Era un precursore, Fonzi, il like di oggi era il... precursore di un po' di anni fa, quindi visto che poi corsi e ricorsi storici, è un po' come la minigonna, ritornano sempre, anche il pollice, sono cose che non passano mai di moda. Ok, abbiamo ricordato gli appuntamenti, che facciamo adesso? Continuiamo a ballare? Ricordiamo ancora il canale, il 186 Telegranda, il programma è Non Solo Musica e noi ci troviamo sempre qui al Marilù. Mamma mia, che ve lo dico, ma quante ne sa la Vinai, un mare di nozioni tra l'altro fino alla fine dell'anno, anche più, tutti i venerdì, cioè noi invecchieremo. Capito, ragazzi? Questo palco non è una promessa, è una minaccia, sappiatelo, è una minaccia, ragazzi. Noi ce ne andiamo, vi lasciamo ai Fonzarellis. Ok.
è finita, andate in pace, amatevi come vi abbiamo amato noi stasera. Bozzarelli, tempo di missione per Costa di Pozzi. Cari Fonzarellis, vi siete divertiti? Oh. Vi siete mondo, siamo divertiti un mondo. Un casino, davvero. Abbiamo fatto una bella carlata storica. Comunque, dica. No, io sono a pezzi. Sei a pezzi? E ci credo, ha suonato fino adesso. Cioè, no, ma no. Eri ma tu no. La chitarrista che cercavo, non era lei. Chitarrista solista. Ma se volete, guarda, vabbè, a parte che il chitarrista sei tu, lo sappiamo bene, dopo le tue ultime performance. Non sappiamo ancora ad oggi. Io suono come, senza mani, come sappiatelo. Roberto abbia potuto faccio suonare. Dei pezzi dei banale degli SDC senza mani, fare questo assolo che cioè senza faccio mani. Solo quello, non l'assolo, solo quello. Vabbè, quindi no, sono stanca perché veramente ho ballato tutta la sera, ragazzi. Loro sono veramente strepitosi, Roberto. Ma sono coinvolgenti, questa è la musica anni 50, questo è rock and roll, questo è lo spirito, è vero? Sì, no, ragazzi? Sento gli applausi, sono stanchi anche loro. Ok. Forza di piroettare stasera lì. È proprio l'obiettivo di ogni nostro concerto, vedere gente stanca ma felice. Grazie. Oh, allora guarda. Grande, grande. Direi che l'obiettivo è veramente raggiunto, perché è stata una serata veramente, veramente divertentissima. Voi, che ve lo dico a fare? Siete bravissimi, però vabbè, dai, lo sapete. Lo sapete. E Roberto. Allora, noi, allora, i complimenti fanno sempre piacere, perché c'è sempre da imparare. E assolutamente noi non ci sentiamo arrivati da nessuna parte. E è con l'umiltà che si fanno le cose. Bravo. E si arriva bravo, a certi Giuseppe. Risultati. Bravo. E noi abbiamo ancora tanta strada da fare e la faremo insieme anche alle persone che vengono a sentirci, perché loro sono fondamentali per la nostra crescita. Grazie. Ma grazie a te per queste parole, perché serviranno da monito a tutti coloro che vorranno intraprendere questa carriera. Sappiate, ragazzi, che ci seguite al di là delle telecamere, che senza l'umiltà non si va da nessuna parte. Siamo alla base. Bravo, base per altezza diviso 2, adesso abbiamo diviso la nostra serata, dobbiamo passare ai saluti finali ringraziando i Fonzarellis che faranno ancora un pezzo di chiusura, ma noi prima invitiamo qui, chi invitiamo? Ti ho preso la sprovvista, Ma no. Pensavi che volessi invitare un campione di Formula 1, invece no, invito qui Ivan, il proprietario del Marilu di Roletto di Carasco. Eccolo qua di nuovo Ivan, ciao Ivan. Ciao a tutti, sono di nuovo qua, sono più qua che di là, non capisco come mai, però sono di più qua. Io ringrazio voi Fonzarelli che avete accettato di partecipare a questo programma. Con grande piacere. Ma sono meravigliosi. Siete veramente fantastici. Grazie a voi, davvero. Bravissimi. Poi passo il microfono a te perché sono senza parole, sono rimasto veramente senza parole a sentire questi ragazzi. Anche noi siamo stati molto contenti perché ci avete accolto come se fossimo delle persone di famiglia. Ma voi siete di famiglia, contenti. Mannaggia davvero. Giuseppe, già ci dobbiamo lasciare, ma non possiamo partire con loro. È vero, siete di famiglia. Lei di solito lo dice a chi paga la cena alla fine, occhio, questo è il fine. Guarda, vivo anche loro. Cosa suggerisce il pubblico? Non sento. Vogliamo di nuovo qua. A grande richiesta li rinviteremo nuovamente. Voi ci state, ragazzi? Tanto ormai la strada la sappiamo, abbiamo sbagliato due strade, siamo arrivati, adesso sappiamo tutto, quindi non c'è problema. E noi invece andremo a vederli a Torino e a Settimo, visto che siamo da quelle parti. Io gioco in casa, sì, almeno per una volta. Va bene, ragazzi, allora ringraziamo tutto il pubblico presente, ringraziamo coloro che hanno seguito il programma attraverso i teleschermi, dalla televisione, da Telegranda. Ringraziamo Claudio Cavagnero che per le riprese ci ha coadiuvati, ringraziamo intanto il Marilu, tutto, le maestranze, Sandra, la nostra Raffi, il nostro Pasquale. È malata Raffi? Sono malati stasera Raffi. Ecco perché non li vedevo. Raffi e Lino sono malati. Allora, con un augurio di pronta guarigione, noi prontamente ce la filiamo Roberto Mare e la nostra Michela Vinai, unitamente al capo della situazione, a Ivan, la pila del Marilù, e ce la filiamo
augurandovi allora, buona serata e dandovi appuntamento alla prossima settimana. Il canale sempre il 186, se non lo visualizzate dovete risintonizzare il canale, mi raccomando, e noi tutti venerdì qui da Roretto di Cherasco, a voi la linea. Giuseppe, gli do un bacio, chiudiamo così. Grazie, vi lasciamo la vostra musica e speriamo di ritrovarci presto. Ciao per i Fonzarelli, l'ultimo applauso, grazie. Grazie. E non possiamo che chiudere con un vero e proprio inno del rock and roll di Chuck Berry, Johnny B. Goode. Crossing New Orleans, and back him in the woods of the evergreen. Shoot a lock, cabin like a hot to work. And then I catch a boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read the right so well. He can play the guitar just like a rhythm band. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Goode. Roll è finita, andate in pace, amatevi come vi abbiamo amato noi stasera. Fonzarelli, sempre in nome per conto di Fonzi. Grazie. Buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte. Il programma Non Solo Musica è stato offerto da Risto Music Park Marilu. Bar Trattoria Pizzeria da Raffi e Nino. Affittacamere B&B Dolce Sogno. Stroppiana Automobili di Stroppiana Ivan.